Analisi settimanale, quindi Orange Indicator a supporto di quello che è, di quella che è la lettura del grafico e quindi l'analisi del grafico per capire un po' che cosa è successo e cosa ci possiamo aspettare nelle prossime settimane, nei prossimi giorni sul mercato. Però, novità di questa settimana, di questo video, è la presenza di un ospite. Vediamo se lo riconosci dalla voce. Ciao! Attenzione, rullo di tamburi, momento storico. Giorgio, che Vico Audio va alla realizzazione di questo video. Prima volta presente all'analisi del grafico con l'Orange Indicator. Bentrovato, Mr. Forex. Ben trovato a te. Allora, Cosa ci Giorgio, racconti questa settimana? ma se hai letto il post, che il titolo del post dice tutto, e cioè, no, tra l'altro no, non è neanche questo il post. Ho già scritto il post di analisi sui grafici che uscirà domani, e il titolo, lo anticipo in questo video, è Cosa ti devo dire? Nel senso che i mercati ancora oggi non hanno mostrato nessuno spunto a livello di volatilità, per cui tu mi hai detto che non hai seguito molto i mercati oggi, ma io non è che ho fatto invece il leone dello scalping. Quindi mi dicevi che euro-dollaro e cable non si Sì, sono sono mossi. rimasti all'interno dei range che già conosciamo per quanto riguarda euro-dollaro, 1,3590 e 1,3610 grosso modo si è mosso. Per quanto riguarda il cable, ovviamente il range è sempre un po' superiore, ma siamo anche lì tra 1,71 e 1,71 e 20-30. Beh, ma perché non parli allora degli svarioni che ha avuto oggi dollaro-yen? Ma sinceramente non ho visto il grafico dollaro-yen. Ma forse si è mosso nell'intorno del range mitico e fantastico di 5 pip per 3 ore. No, non sto scherzando, No, ci credo, eh. ci Se tu credo. guardi il grafico era raccapricciante. Forse oggi ha fatto 15 pip di range tra massimo e Ma infatti il mio ridere era per non piangere. comunque ti informo di quello che invece è l'aggiornamento dell'Orange. Quindi Spara. partiamo dal nostro studio di base, che è proprio l'Orange Indicator, che continua ad attestarsi sotto la linea di confine tra long e short, e quindi rimane sullo short, quindi con previsione di medio-lungo termine ribassista su euro-dollaro. Devo dire che non c'è stata tutto sommato una grossa variazione a mercato, e se andiamo a vedere il position trade probabilmente capiamo il perché. Position trade che esprime quelli che sono i contratti presenti in questo momento a mercato, in effetti vede un piccolo decremento dei contratti long e una sostanziale stabilità dei contratti short. Cioè, diciamo che non abbiamo assistito ancora una volta ad un progressivo svuotamento del mercato, cioè ancora una volta hanno scaricato sia long che short, andando a, secondo me, dare ancora più incertezza per il futuro al mercato, cosa che tra l'altro io posso dire perché calcolo l'orange anche sulle altre valute, è successo anche per quanto concerne il dollaro australiano e soprattutto per cable. Quindi abbiamo assistito questa settimana a scarichi
un po' diffusi su tutti i cross. Sì, Quindi, dimmi. io non so, ovviamente, non ho la palla di vetro per sapere il perché vadano determinati momenti come questo a svuotare il mercato. Potremmo fare discorsi geopolitici, nel senso che ovviamente gli Stati Uniti non vogliono apprezzamento del dollaro e quindi l'unica moneta su cui si riversano i flussi, tranne quando ci sono problemi gravi, che allora entra in gioco lo yen, ma in questo momento i flussi sono per lo più rivolti sull'euro. Quindi se il dollaro non viene comprato, l'euro continua ad ottenere flussi costanti in acquisto e nessuno lo vende, è ovvio che il mercato rimane così imbalsamato come lo vediamo in questi giorni, non va nessuno in giù. E come ti dicevo io nelle nostre chiacchiere internos, e spesso lo dico anche in video, ho la sensazione che, ripeto, non è basata su nessun pattern tecnico, ma esclusivamente una sensazione di pelle, perché come tu sai mi piace vivere i cross su cui faccio trading. E così ho la sensazione che il mercato, almeno per quanto riguarda euro-dollaro, non sia ancora pronto a scendere in maniera significativa. E questo mi supporta questa idea, anche il fatto che poco tempo fa hanno fatto in modo che 35 importante. Bene, quindi stai dando forza alla mia posizione short che ho a mercato. Vabbè. Ma probabilmente anche tu, insomma, è la tua visione, potrebbe essere anche reale. Ma guarda, che il fatto che euro-dollaro sia sopravvalutato e prima o poi debba scendere e tornare almeno in area come primo target 1,34, su questo è fuori dubbio, sono d'accordo con tutti gli analisti del mondo che da mesi scrivono euro-dollaro a fine anno starà a 1,25. Resta il fatto che ad oggi, nonostante le manovre di Mr. Draghi, non sia andato sotto 1,35 e regga il livello 1,36, per cui sono d'accordo con loro che dicono che deve andare 1,25. Il problema è il timing, Sì, certo, che non loro dicono per subito. fine anno, e secondo me per fine anno sarà un po' difficile, però magari sbaglio io, eh. Ma io dico che, cioè io non lo so, ma a vedere quello che succede con l'Orange, le mie previsioni non sono per giorni facili per quanto riguarda la nostra operatività, nel senso che vedo ancora molta più incertezza, ancora una riduzione forse dei range e quindi una difficoltà ulteriore per quanto riguarda chi come noi cerca un minimo di volatilità che è quella che ti consente di fare quei pip necessari a tirar fuori la giornata se fai intraday. È chiaro che se poi ti sposti su time frame ampi, allora a questo punto ha veramente senso fare multi day e affidarsi a tecniche che ti diano un respiro del tuo trade sicuramente più lungo rispetto allo scalping e all'intraday anche con time frame un pochino più elevato, perché un intraday a 30 minuti e un'ora con un range di 30 pip non te ne fai nulla. Vabbè, in ogni caso, anche il Money Action esprime questo concetto, infatti l'istogramma si è rimpicciolito alla grande ed è un altalenarsi di interesse long e short che hanno poco senso sia per quanto riguarda l'ampiezza delle barre, sia per il fatto che sappiamo perfettamente che è da diversi giorni che il prezzo, sta vivendo un periodo di lateralità. Per cui, come sempre dico, qualsiasi indicazione hai da qualsiasi indicatore in un momento così laterale, prendilo sempre con le pinze.
L'insider statement ovviamente si allineerà agli studi, infatti in questo momento le due curve, quella degli scarichi e quella dei carichi, sono praticamente orizzontali. Ti allargo un pochino con lo zoom per farti notare questa cosa. Il last trader strategy screen fa vedere l'ennesima, un'altra barra negativa, ma che comunque non ha assolutamente intensità. E il Bank Edge è quello che mi interessa in questo momento osservare, mi dice quello che avrei preferito non vedere, e cioè una barra ancora più alta rispetto a quella che abbiamo osservato la settimana scorsa, e dove io pensavo e speravo di poter dire settimana che era un picco e che mi aveva segnalato quindi la fine del trend daily. In realtà la barra di edging di questa settimana è un pelo più alta, e quindi potrebbe essere che a questo punto quello che mi ero prospettato non si verifichi più. In ogni caso io ho la posizione ancora aperta e vediamo che cosa fare. Sicuramente fino a 1,37 la tengo senza batter ciglio, poi analizzerò il grafico e deciderò il da farsi. Quindi diciamo che tutto sommato grosse variazioni non ce ne sono, se non il fatto di aver notato un altro dei numerosi scarichi del mercato che sono avvenuti, insomma, durante le ultime settimane. Sembra che si vada in vacanza prima del solito, caro Giorgio. Sì, anche se andiamo a vedere il fatto che adesso non mi ricordo se era mercoledì mattina o comunque questa settimana sono uscite le produzioni industriali di Germania, Francia, Italia, una più disastrosa dell'altra e l'euro non ha reagito. Tutti abbiamo sentito parlare del potenziale salvataggio che vada fatto di Banco e Spirito Santo, l'ennesimo crack portoghese, e anche in quel caso l'euro non ha reagito, quindi questo ci sta a confermare appunto che il mercato è scarico e non si ha l'intenzione di muoverlo più di tanto. Bene, ci rimane da dire nulla di più. Stiamo facendo un bel lavoro per darti una mano a capire come cerchiamo di leggere i grafici. Tra l'altro il post che ho scritto e che leggerai oggi, domani, nei prossimi giorni, è proprio in questa direzione, quindi il nostro sforzo in questo momento è orientato proprio a farti capire come definire quello che è il trend principale o il non trend principale, come in questo caso. Stiamo organizzando con Giorgio, Daniele e Roberto un corso che presumibilmente si terrà a settembre. Facciamo una riunione domani per definire la data, per prenotare il posto, che se rimane quello che so è un bellissimo posto, una bellissima location. Tu Giorgio l'hai vista? Sì, Guarda che assolutamente confermo. abbiamo 30 secondi, quindi non mi dilungo di più, e quindi tutte le informazioni relative a questo corso poi le avrai sui soliti canali che sono il canale YouTube, il blog e la mail, tutti i canali che utilizziamo per queste cose. Mi ha fatto piacere fare il video con Giorgio, spero che ce ne A saranno me di altri. più. E noi ci sentiamo lunedì con il prossimo video live. Ok? Buon weekend! Ciao Giorgio! A presto.